Milano, Liceo Marconi, ci si ritrova qui per una manifestazione antifascista. Qual è la ragione di questa manifestazione? Innanzitutto partiamo dagli atti di vandalismo che hanno distrutto la quiete di questo quartiere, vandalizzando in particolar modo l'IPR, l'Istituto Pedagogico per la Resistenza, che si trova a pochi passi da questa scuola. Noi non sappiamo con certezza dire chi ha devastato l'IPR. Sicuramente chi l'ha fatto non è democratico e ha colpito un punto di riferimento importante della storia dell'antifascismo della nostra città. Gli studenti di blocco studentesco, studenti e non, perché l'età varia dai 20 ai 35 anni, hanno l'abitudine in questi ultimi mesi di arrivare davanti a questa scuola, il liceo Marconi, e per appunto distribuire volantini inneggianti alle forme di violenza e a una società basata sui valori quali il culto della forza fisica, il disprezzo per il diverso, comunque per le persone più in difficoltà, soprattutto non italiane, e appunto queste persone, questi fascisti, vengono mandati indietro, vengono contestati in maniera molto dura dagli studenti della stessa scuola. Ebbene, dopo mesi e mesi di provocazioni continue, questi studenti, insieme all'IPR, insieme al collettivo di cui faccio parte, ovvero il collettivo Controvento, hanno deciso di dare una risposta cittadina, pacifica e democratica per ribadire i valori dell'antifascismo democratico. Quindi non solo una manifestazione contro qualcosa, ma una manifestazione anche per proporre quei valori che ci suggeriscono ogni giorno i nostri padri costituenti attraverso la Costituzione. E oggi noi siamo qua a rappresentare i valori della Costituzione, dell'unica Costituzione al mondo che ha inclinazioni pedagogiche e che quindi non solo stabilisce quali sono i diritti delle persone, ma invita anche ad agirli. Noi oggi agiamo proprio il diritto al marciapiede, senza paura di chi vorrebbe aggredirci o chi vorrebbe indurre le persone a ritirarsi nelle case. Il razzismo di domani non è più bianchi contro nere, ma purtroppo sarà sempre di più ricchi contro poveri. Ecco perché bisogna avere coraggio, stare tutti insieme e continuare a perpetuare un ragionamento molto semplice, è quello della solidarietà fra tutti gli sfruttati. Diciamo eliminare le cose che per noi sono diverse, perché siamo tutti diversi ma tutti uguali.